Tra le macerie che ci lascia il Covid c'è il problema delle liste d'attesa. Spieghiamo di che cosa si tratta. Sono arretrati di prestazioni sanitarie messe momentaneamente in un secondo piano per aver curato i malati di coronavirus 19. Si tratta sia di ricoveri per interventi chirurgici o per diagnosi articolate o complicate, sia per prestazioni ambulatoriali, strumentali e visite specialistiche semplici. Faccio degli esempi. Sappiamo che ci vuole quasi un anno per essere operati di anca, di prostata, di cataratta, tanti mesi per eseguire visite oculistiche, dermatologiche, ma anche semplicemente per fare delle TAC, delle risonanze magnetiche, delle visite specialistiche in genere. Tra gli effetti collaterali c'è un abuso dell'istituzione dell'urgenza differibile che tanto mette in difficoltà le strutture ospedaliere e le ricadute sono evidenti. Non solo disagi e diagnosi e cure ritardate per i cittadini con evidenti problemi di salute e costi sociali nonché etici importanti, ma anche effetti in termini di costi. Sappiamo benissimo che diagnosticare presto vuol dire spendere meno per curare la stessa malattia. Si tratta di fare meno esami, meno ricoveri, interventi chirurgici meno allargati, meno invasivi e via curando. Tra le altre ricadute che vediamo c'è un certo ingorgo negli ospedali fin da adesso perché si sta nuovamente centralizzando tutto come prima del Covid. Abbiamo una proposta molto semplice: deospedalizzare il più possibile le prestazioni che è possibile mettere fuori dai nosocomi, investendo le risorse umane e strumentali che sono concesse grazie al PNRR. Facciamo degli esempi di sedi possibili da pensare: gli studi dei medici di medicina generale, gli ambulatori privati convenzionati e perché no anche le RSA. Si tratta di tirar fuori nuove idee per decongestionare gli ospedali.